Buongiorno a tutti, oggi stiamo cambiando zona, andiamo a Casaleggio Boiro, sempre qui in Piemonte, però sulle colline, sugli Irti Colli. E niente, siamo fermati a fare un po' di spesa al supermercato. Esci dalla rotonda e prendi strada provinciale, strada statale 35 bis dei Giovi. Come state ascoltando, il navigatore che mi aiuta a trovare la zona. A dopo. Stiamo accingendo ad arrivare alla nostra meta di oggi. E quello è un posto che non ha tante piazzole, c'ha 6 piazzole camper, però è un posto tranquillo, un paese piccolo, c'è carico e scarico delle acque. E poi c'è anche un'area per i cani, dunque Nick, il mio cane, può finalmente anche stare libero senza guinzaglio e magari trovare qualche amichetto peloso con cui giocare, ecco. Tutto qua, staremo lì un paio di giorni. E poi giusto per il weekend, poi ci risposteremo di nuovo, anche perché comunque non c'è tanto da vedere o cosa. Più che altro vado lì perché è un posto che, se uno si vuole un po' rilassare, star tranquillo e non stare in mezzo alla confusione dei camper, quello è un posto ideale, ecco. E comunque niente, oggi è una bella giornata, fa caldo e lì dove andremo c'è anche la colonnina della corrente, per cui mi posso accendere il condizionatore in cellula se dovesse fare quel caldo esagerato. Ok, a dopo. Come potete vedere, oggi c'è la fiera dei mezzi agricoli, dei trattori, quelle cose lì. Adesso vediamo di riuscire a passare in mezzo a questo caos. Siamo quasi arrivati, mancano più o meno 5 minuti, 1,5 km. E siamo arrivati all'area sosta camper. Come potete vedere c'è un castello. Adesso proviamo ad andarlo a visitare, a vedere se è fattibile poterlo vedere, ecco. La strada non è delle migliori, molto stretta. Proviamo a vedere se si ci riesce ad arrivare, perché a piedi ci sono 2 km, ma per me è molto, è troppa farla a piedi per il fattore delle mie gambe, e dunque provo a vedere se ci arrivo col camper.
almeno a fare un pezzo, poi il resto lo farò a piedi. Ok, siamo arrivati ai piedi del castello, vedete, ma più di così non si può andare perché ci hanno detto che comunque è abitato, è un castello privato e dunque non si può andare. Peccato, perché sarebbe stato veramente molto bello poterlo visitare. Vedete, vi faccio vedere la strada, tra l'altro c'è anche una sbarra ed è, non è fattibile poterlo visitare. Vedete, c'è la sbarra. Ok, ci stiamo spostando da sotto al castello, purtroppo è privato, non si può andare oltre e dunque sto raggiungendo, sono sceso giù e sto raggiungendo l'area sosta camper. Questa è una casetta di campagna carina e adesso niente, mi sto andando a posizionare all'area camper. A dopo. Arrivati all'area sosta camper, niente qua che sto bevendo, eccola qua, qui ci sono le colonnine per allacciarsi alla 220, sono completamente gratuite e poi qua c'è la griglia del carico scarico delle nere, delle grigie e il carico delle acque. Laggiù in fondo c'è l'area sosta cani, l'area cani, che gente che vuole può portare il cane lì, lasciarlo libero, sgambettare un po' e via. Comunque anche qua, volendo, Nick qua può girare, come potete vedere anche adesso, tranquillamente, perché è praticamente deserto qua. Cioè, penso poca gente venga qua a portare il cane. Comunque, adesso sistemo un attimo la spesa, quelle cose lì, mi organizzo un po' il pomeriggio. Ho fatto un po' di scorta anche per Nick, qualche scatolina, qualche biscottino. Poi abbiamo preso qua dei crocchi, riso soffiato e via, lui a posto. E poi qua c'è roba per me. Buon pranzo a tutti. Oggi ci mangiamo due gamberetti e via. Qua siamo immersi nella natura. Vedete che bel posto. E voilà, ci mangiamo due gamberetti con un po' di salsina. Adesso ci prendiamo una birretta e via. Sono 1:30, mi sono fatto già una bella doccina e adesso questo weekend proprio rilassamento totale. Qui sotto c'è Nick che si sta riposando, lui ha già fatto la pappa. A dopo. Mangiare immerso nella natura,
è stupendo, c'è una pace. Qua tra l'altro ci sono anche di sera, è facile incontrare qualche animale selvatico come può essere un cinghiale, una volpe, qualche leprotto, animali di quel genere lì. È stupendo. Qua abbiamo quasi finito i gamberetti. E via, abbiamo finito anche la birra, ora sono passato alla bottiglia dell'acqua. Va bene, con questa location in mezzo alla natura vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio, a più tardi. Siamo qui nell'aria sosta, il cane è un po' uscito a sgambettare un po' e a fare i suoi bisogni. Sono le 5 del pomeriggio più o meno e sto guardando dove stasera posso farmi una grigliatina, una grigliatina notturna. Qui vicino al camper, qua a posto, vedo che c'è una bizzeffe. Ho anche inquadrato già anche il dove sedermi, prendo, recupero questo pezzo di panchina, me la avvicino qua al camper e poi farò una grigliatina lì, cercherò qualche pietra da metterci intorno e via. Vi sto portando a far vedere l'aria cani che c'è qui. Ecco, questa qua di fronte a me. Vedete? Qua i cani possono entrare, basta prendere questo, levare, qua c'è un moschettone, okay. Siamo entrati all'aria cani, vedete? Qua ci sono anche le fari per i cani, per farli giocare. Qua è tutto recintato, uno qua può lasciare il cane libero ed è al sicuro. Vedete, c'è anche questi trampolini qua, non so, sarà per far giocare i cani. E via. E qua il cane può essere, può star libero, al sicuro, senza che passino le macchine, senza che rechi disturbo agli altri e che gli altri rechino disturbo al cane. È stata una bella idea metterlo qui vicino all'aria sosta dei camper, e dunque è stata un'idea molto geniale da parte del comune, anche perché questa è un'area sosta comunale. Vai Nick. Per ora vi saluto e vi do appuntamento più tardi.
mi sono fatto anche il bucato nel frattempo e adesso ho messo la maglia ad asciugare al sole. Ci ho messo ingegnato mettendoci il manico della scopa appeso al ramo di una pianta, adesso la faccio asciugare così perché più avanti dovrò prendermi uno stendino che l'ho già visto, devo solo riuscire a fermarmi e comprarlo. Buona serata a tutti e stiamo preparando la brace per fare un po' di salsiccia, un po' di carne, due cose così e fare cena. Ci stiamo preparando. Mi sono recuperato una panca per sedermi e aspettiamo che si faccia la brace per poter cuocere la carne. E via. Adesso mi vado a prendere una birretta. Sentite la musica? Non so se riuscite a sentire la musica. Ogni tanto si sente questo personaggio che parla al microfono delle giostre. Suonano le 10 di sera, il campanile della chiesa qua del paese. Speriamo che non sia così per tutta la notte. Adesso inizio a mangiare questa bistecca qua che è già cotta, mentre finisce di cuocere l'altra. Ecco. Molto buona, saporita, bene, venuta bene, meglio che le altre volte con questo, con questa erbetta. Io mi rilasso moltissimo a farmi la brace in questi posti tranquilli dove non c'è pochissima gente o quasi nessuno. Adesso in questi giorni c'è il salone del camper a Parma, però non ci sono andato perché per motivi che adesso non vi sto a dire, però quest'anno salta il salone del camper di Parma, peccato. Comunque, e niente, aspettiamo che cuoci la carne. Nick in giro che si sta facendo i suoi giretti, fa i suoi bisogni, tanto qua per lui è un posto tranquillo. Ci ho messo ancora due bistecche e un pezzo di salsiccia, visto che c'ho abbastanza brace. E così ho
fatto le 4 bistecchine e il mezzo chilo di salsiccia. Se avanza qualcosa, domani c'ho già pranzo. Le faccio solo un po' scaldare appena appena nel forno a gas, e proprio una scaldatina veloce le mangio domani a pranzo, se avanza qualcosa. Sta alzando un po' di fumo, è quasi cotta. Questi sono qualche moto che passa nella strada qua vicino al paese. Nick qua vicino a me, fra qualche minuto è pronta anche questa carne, questa salsiccia. Poi va in camper. Vi auguro una buona notte. A domani.